Tirarli. Guarda che figo sto flipper che ho visto l'altro Flipper? Ho giorno. comprato un flipper. Così. Cosa? Non capisco. È un flipper. Devi mettere dentro il cazzo. E non penso ci stia, ci mette la moneta dove c'è la porta però. Davvero? Chi è che l'ha inventato? Edward Kinholt. Salve a tutti ragazzi, bentornati qua con un'altra puntata di La Vita del Fumatore. Oggi sono qua per recensire prodotti di Bizzarro Grow Shop e come al solito, come ben sapete, il link del canale, scusate, del sito è in descrizione. E sono qua per fare una recensione singola su un solo prodotto, perché questo prodotto sono racchiuse varie cose, cioè le cose per farsi un drum, cioè una cartina e i filtri. Quindi sono queste OCB. Virgin Paper, sì, Virginia. Virginia Raggi. Sì, Virginia Raggi si chiama quella lì. Ed è un astuccio, no? Perché come vedete è grosso, con dentro la carta filtro, i filtri in carta e le cartine, ovviamente tutto OCB. E devo dire che, essendo un fumatore, diciamo così, di roba, diciamo così, cristiana, diciamo che la carta filtro non l'ho mai presa, anche per vari motivi, essendo che filtra di meno e che comunque sia ti inquini di più, logicamente, no? Quindi i miei filtrini in cotone vanno più che bene. O in quel cazzo che è. Però, allora, analizziamo il contesto. Abbiamo in un solo, come posso descrivere? In un solo ammenicolo, concedetemi questo termine aulico, abbiamo racchiuse sia le cartine sia per l'appunto i filtri di carta e abbiamo una cosa che è sana di mente perché abbiamo 50 cartine e 50 filtri. Non come succede per lo più avere, non so, 50 cartine o 60 cartine e 120 filtri o 150 o 160 perché sono i pacchetti anche più grossi. Qua hai 50 e 50. Non, poi non hai il riporto di 10, di 20, di 30 filtri in più, che poi sì, li recuperi con altre cartine, però porca puttana, poi ti finiscono di andare a prendere. Qua ci sono 50 e fine, cioè capisci che stai finendo i filtri per dire, capisci che stai finendo le cartine perché hai pochi filtri per dire. E quindi niente, non sono, sono cartine non sbiancate, sono, adesso non so se è proprio il tipo, quindi un bleached, che non so neanche cosa voglia dire, non vado neanche a cercarlo, però diciamo che questo è quello che vi trovate dentro e fuori. Sono cartine che sono più spesse, cioè sono più larghe, no? Perché, mica, questa è la proporzione, no? Sono 1 e un quarto, quindi sono più grosse dello standard. E ora devo chiamare la mia valletta preferita perché mi deve tenere il tabacco. Regà, i video li faccio io, succhiatemi le palle. 6.560 follower su Instagram. Ti va cosa lascio? Tutti buttati. Intanto vi offro uno spot sonoro per alleviare l'attesa. Le cartine 1 e un quarto ovviamente sono più larghe. E bisogna fare attenzione quando si chiudono. Adesso benissimo, potevo anche chiuderla a bandiera, che forse era la cosa migliore, visto che ho anche un filtro di carta. Però, amen. Quindi la cosa abbastanza consigliata con le cartine un po' più larghe, ma anche con le cartine normali, è di chiuderla a bandiera, così almeno vi risparmiate un attimo di carta in più. Scusate che devo bere ancora, cazzo. Mamma mia, mi si seccano le corde vocali qua dentro. Comunque sia, è un buon prodotto già dal fatto che hai tutto insieme. Magari c'è gente che predilige i filtri di carta per sentire più sapore, per avere un po' più di pesantezza, eccetera, eccetera. È una cosa di sto genere.
è consigliata alla fine, no? Poi, oh, diciamoci la verità, adesso non so quanta gente usi filtri di carta, però di certo, a detta vostra, i filtri di carta non si usano col tabacco, quindi l'affare che potete fare con i vostri amici, se te fumi tabacco, ti compri queste cartine qua, te ti tieni le cartine, a loro spacci i filtri e così sono contenti tutti. Comunque sia, rivediamo un po' il pacchetto, che magari c'è scritto su qualcosa che può esserci d'aiuto. Aspetta proprio gli occhiali, perché già non ci vedo di mio, figuriamoci con l'ombra. Vabbè, 50 foglietti più 50 filtri, va benissimo. 100% natural experience, o esperienza naturale. Carta vergine, che è più vergine di certa gente che c'è in giro adesso. Fatte in Francia. Ah, eccolo qua, ti ho scritto qui. 1 1/4. E basta, nulla, non c'è più un cazzo da dire. A parte che i filtri, vabbè, presentano 3 linee di tacchettatura per farci i giri. Basta, non c'è più un cazzo da dire. Comunque sia, valutiamo il prodotto in qualità di tabacco. Allora, io ve l'ho detto sempre, ve lo ridico in ogni video. Io non so un cazzo di filtri. I filtri di carta per me servono soltanto come appoggio per le mani, per le labbra e per tenere fermo il tabacco. Certo, se usate il tabacco sbriso o il tabacco da fiuto, lasciate perdere. Come appoggio abbastanza valido, però visto che è un pochino sottile sia come cartone sia non troppo lungo, è un po' malleabile il cartone, poi minchia è carta, non è certo acciaio, quindi se fanno i filtri in acciaio penso che devi andare in giro con un carrellino, però vabbè. La cartina invece, essendo questo Golden Virginia giallo, non altera neanche il sapore del tabacco. Mi spiego, sono per esempio delle cartine che hai un gusto del tabacco più ridotto perché sono fatte in altra maniera. Per esempio le cartine quelle bianche, tipo le Ritz la blu, comunque sia senti in maniera più alterata il sapore del tabacco, appunto perché c'è più carta, c'è più cellulosa, c'è più quel cazzo che c'è dentro, quindi va a coprire. Ovviamente la qualità di tirata è molto buona, essendo un filtro, come mi piace dire, a presa diretta, perché il fumo non sbatte contro niente se non con un lembino di cartone che può benissimo bypassare. Quindi niente, allora, come prodotto, valutando le cartine, pienamente passabile, perché sono delle cartine comunque sia buone, che non alterano il sapore, sono naturali, quindi va più che bene. Il filtro non so a che cosa appoggiarmi se non, come di consueto, all'appoggio per la bocca e per le dita. Un pochino morbido, però non dà più di tanto fastidio, magari riesce a farci il filtro schiacciato così, no? Te lo metti in bocca, tipo, non il blitz, ma più o meno, ma quasi più o meno circa. Vabbè, quindi, stronzata a parte, che rumore è? Allora, come cartine passabili benissimo, come filtro ve l'ho detto sì, perché alla fine quello è il suo scopo, cioè di tenere dentro il tabacco e di appoggiarci la bocca e le dita, quindi va più che bene. La cosa ganza è che è tutto insieme, quindi ottimo. Come valutazione del prodotto darei anche un 8. Mi sembra parecchio consono come articolo. Quindi se volete prendere questo articolo, ma tanti altri articoli, andate pure sul sito di Bizzarro Grow Shop, che per informazione mia personale non so a che punto sia, però di sicuro starà progredendo. Adesso, a essere sincero, non ci sono passato, quindi mi dispiace. Detto questo, ci vediamo con altri prodotti di Bizzarro Grow Shop o con altre recensioni. State bene, ciao a tutti e micelli un coglione.